Adis, una partita che decide il vostro piazzamento alla fine della stagione. Nelle ultime due partite la situazione si è un po' complicata, c'è da vincere da tre per trovare il secondo posto, un'impresa possibile comunque. Sì, per tutte le squadre quest'ultima partita che è molto importante, tranne Verona e Perugia, tutte le squadre adesso battagliano per lo suo posto e per noi è molto importante questa sfida contro Trento. È una partita molto difficile, Trento è una squadra forte che vi abbia battuto sia in campionato che in Coppa Italia. Cosa vi è mancato in quelle due partite da riproporre invece in questa partita per provare a fare meglio? Adesso è passato un po' di tempo quando abbiamo giocato l'ultimo contro loro. Secondo me abbiamo migliorato un po' e giochiamo in un po' alto livello. Entriamo con la testa giusta, no? Perché questa è l'ultima partita dell'anno per Superlega e è molto importante. Avete giocato una bella partita mercoledì sera in Coppa Cev, vi ha dato una spinta emotiva questa vittoria contro il Belcato? Ah, sicuro, anche contro Monza non è andato così male, però purtroppo abbiamo perso. Adesso per la prossima volta che giochiamo contro in Belhatov è molto importante che mancano solo due set per passare in finale e per noi questo è molto importante. Ecco, avete tutti gli obiettivi ancora a disposizione, come vivete queste settimane così importanti? Queste sono due settimane che sono più importanti per noi per tutto l'anno, no? Perché anche se inizia i playoff, c'è la seconda partita del semifinale e l'ultima partita contro Trento, è molto importante per noi e siamo tutti concentrati, sicuro. Cosa ti preoccupa di più di Trento e quali sono invece i punti su cui potete spingere voi? Ah, ok, hanno giocatori con alto livello che sono Michele Tollavia, Kasiski, Sbetter, cioè sono grandi nomi che giocano molto bene, sono adesso secondi, però anche noi non siamo male.